Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù esclamò: «Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna». E la missione di Gesù, portare la luce, e la missione degli apostoli, portare la luce di Gesù, illuminare, perché il mondo era nelle tenebre. Non è facile vivere nella luce. La luce ci fa vedere tante cose brutte dentro di noi che noi non vogliamo vedere, i vizi, i peccati. Queste cose ci accecano, ci allontanano dalla luce di Gesù. Ma se noi entriamo a pensare queste cose, non troveremo un muro, non troveremo un'uscita, perché Gesù stesso dice che Lui è la luce e sono venuto al mondo non per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Gesù stesso, la luce, dice: no, abbi coraggio, lasciati illuminarti, lasciati vedere quello che hai dentro, perché sono io a portarti avanti, a salvarti. Io non ti condanno, io ti salvo. Il Signore ci salva, ma ci chiede di vederle prima, avere il coraggio di vedere le nostre tenebre, perché la luce del Signore entri e ci salvi.